Non ti sei chiesto perché non sono venuta a prenderti? Non te lo sei domandato? Ero pronta per uscire. Mi ero vestita. Mi ero truccata. Avevo chiamato un taxi. Non ho mai avuto il coraggio di guidare. Non ho mai avuto il coraggio di fare niente. Teresa, per favore, ma che ti succede? Niente. Anche se mi succedesse qualcosa, che cosa te ne può importare? Niente. Teresa, sono appena sceso dall'aereo. Ho rimesso piede a terra dopo 14 ore di volo. Io dopo una vita. Beh, sono venuto soltanto a farmi una doccia, a cambiarmi d'abito, perché il dottor Morandi mi sta aspettando. Aspetterà. Ti devo parlare. Sappi che appena sei partito ha telefonato l'agenzia di viaggi. La tua amante aveva dimenticato questi documenti. Questa è bella, la mia amante. Io ho fatto semplicemente il viaggio insieme a lei. Arrivati a Milano, ci siamo salutati. Ognuno se n'è andato per i fatti propri, ecco. E pensi che io ti creda? Rosa mi aveva avvertito tempo fa che avevi un amante. Rosa? Rosa Morandi. Proprio lei. Pensa, era gelosa quasi quanto me. Tuo marito esce con una ragazza che lavora al giornale. Mi sembra ancora di sentirla. Teresa, io non sono Antonio Gonzales. Non ho nulla a che vedere con lui. Continua pure a credere a Rosa. Perché no? Perché avrebbe dovuto inventarlo? Per quale motivo se l'è presa tanto quando ha saputo di quella ragazza? Teresa, se vuoi, ne riparliamo questa sera, d'accordo? Sì, d'accordo. E poi è venuta a cercarti una donna. Oh, ma che cosa dici? A quanto pare sono diventato un Don Giovanni. Chi è? Un'altra delle mie amanti? La moglie di Rosende. La moglie di Gerardo Rosende. Ecco, prego. Grazie, Gladys. Se me lo fossi dimenticato, avrei fatto un viaggio inutile. Brava, se ne è ricordata. È mio dovere. Mi scusi, qualcosa non va. Qualcosa non va. Un po' tutto. Mi perdoni se insisto, però ultimamente non è più lo stesso. Sono preoccupata, non l'ho mai vista così. Sua moglie sta bene? La gravidanza procede bene? Sì, sì. Mia moglie sta bene. E non si preoccupi se mi vede cambiato, chiaro? Gladys. Sì? Avverta Balboni che si assenterà per qualche giorno. Come, scusi? Sì. Ho bisogno di una stenografa che mi aiuti. Hai impegni urgenti nei prossimi giorni? No, no.